maschi. Accompagnate voi la corona, no? Abbiamo ancora, o meglio avete ancora, sicuramente nella mente i ricordi della bellissima adunata di Asti. 12 ore di sfilata in un mare di applausi e di tricolore. Oggi, a distanza di una settimana, ritorniamo tra la nostra gente, tra i nostri gruppi, perché anche i nostri gruppi, pur piccoli nelle dimensioni, hanno dei ricordi che sono immensi. E questi ricordi vanno ovviamente ripresi, almeno ogni tanto. E partiamo subito con la cerimonia e, come dice il nostro cerimoniale, il primo atto, il più importante, è l'onore alla bandiera. Dopo l'attenti ci sarà l'invito alza bandiera e sarà seguito da 3 squilli di attenti e poi dall'inno nazionale. Io mi permetto sempre di raccomandare che l'inno nazionale va cantato, tutti dobbiamo cantarlo per rendere anche più gioiosa questa inizio di giornata alpina. Sono la tua bandiera, l'Italia la tua patria, onorami, rispettami e difendimi. Alpini, attenti! Alza bandiera! Thank you.
Dobbiamo appunto osservare come un paese, un piccolo paese, una nazione come Kosovo, abbia un elenco non indifferente di caduti sia nella prima che nella seconda guerra mondiale. Nessuno saprà mai la vostra storia. Dio solo conosce la vostra sorte. Nessuno più di noi avrà memoria che una targa almeno di voi servi questa memoria. Alpini, alpini! Onore ai caduti! Ricorre il 60° dell'inaugurazione, è inutile aggiungere che cosa possa rappresentare per gli alpini di Commegna questa onore, questa immagine della santa dell'impossibile e santa dell'eroe. Ma sarà il capogruppo a darvi tutte le informazioni necessarie e soprattutto a manifestarvi quanto è stato e quanto è tuttora l'amore degli alpini per questa cappella e per Santa Rita. Santa Rita che loro invocavano come la santa dell'impossibile. E soprattutto qui a Santa Rita, nei mesi di maggio, quando ancora c'era il perro del Romano, praticamente ogni settimana veniva dedicata a una funzione religiosa proprio qui a Santa Rita. Oggi abbiamo cercato di non ubbidire proprio alle regole
E a questo punto io vi chiedo, avete visto che in sfilata c'erano praticamente due gallardetti di Cornelia? Ci sono due perché è stato desiderio degli alpini di far sì che questo secondo gallardetto, inaugurato all'incirca negli anni 60, venisse posto nella storia, nella sua dimora, proprio qui in Santa Rita. L'altro gallardetto è invece stato inaugurato nel 1998 e mi diceva il tono capogruppo che il primo gallardetto, quello inaugurato nell'anno che non si riesce a capire come è stato, era nato un gallardetto con la dedica particolare al patrone Cornelia. E se non erro, signor Presidente, gli dicono che questo gallardetto è stato donato alla sezione, quindi è un atto indubbiamente importante. Va bene, allora proseguiamo velocemente e a questo punto la preghiera degli alpini, non letta come normalmente si fa in chiesa dopo il comunione, come letta qui, alla presenza dei due gallardetti di Cornelia e di tutti voi, soprattutto perché per molti anni ha diretto il nostro giornale L'Alpino. Ci fa piacere averlo qui con noi, non mancherà l'applauso, però le passo il microfono per la preghiera dell'Alpino. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, sull'imbalza delle Alpi, dove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti a essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, e così sia. Mi sia consentito ringraziare il capogruppo e con lui anche i suoi immediati superiori, per dirla alla militare, a tutti voi che siete convenuti qua per questo alto onore che mi avete fatto. Grazie. Signore, ti diamo la tua benedizione per l'intercessione di Santa Rita, la santa delle cose impossibili, ma tu sei colui che supera ciò impossibile, che è il peccato della morte. Ti preghiamo per questi alpini, per la loro famiglia, per questa comunità, per la nostra nazione. Preghiamo per i defunti che
candidato alla vita per il bene di tutta la comunità. Fosse l'amore, Signore, vogliamo che attraverso il tuo figlio Gesù, che in croce ha dato tutto se stesso, noi possiamo vivere continuamente dovendo noi stessi nelle cose piccole di tutti i giorni, o grandi se ci vengono chieste. Ti chiediamo per il tuo figlio Gesù, per l'amore dello Spirito, per te che voglio regni nei secoli dei secoli. Amen. Santa vita, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen. Santa vita, prega per noi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ha preso l'eredità del gruppo circa 3 anni fa da Franco Carrara, una figura che noi ricordiamo tutti, e con lui anche la Maria, che io ne ho visti la vigilia di partire per Serina, che poi il loro paese aveva un cuore pieno di lacrime e di dispiacere. Penso che non sia facile per motivi come questo commuovere con Camaschi, eppure è stato così. La Maria è sempre stata vicina, c'era sempre tutte le feste alpine. Quindi per Franco e Maria un applauso grosso e forte. E diciamo che questi 3 anni di capogruppo, speriamo se è dato da fare e lo farà sempre di più. Prego. Porgo un saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti, alla popolazione, agli alpini e alle autorità. Ringrazio il Comune di Luino, il suo rappresentante Assessore Alpino Castelli, che rappresenta anche il gruppo di Luino, il signor Prevosto Don Sergio, sempre disponibile alle nostre richieste. Grazie. Il professor Emilio Rossi, che è il riferimento storico per Colmeglia, che ci è sempre stato da sprone alla realizzazione della festa. È stato anche un ottimo collaboratore e lo ringraziamo. I nostri alpini, il generale Cesare Didato, già direttore dell'Alpino, amico di Colmegna, dove ritorna dopo 18 anni, quando celebrammo la festa sezionale di Valle del 1998. C'era anche il gemellaggio con Zevio di Verona. Il presidente sezionale Michele Marroffino e il consigliere nazionale Lorenzo Coldiglia, grazie. Siamo nel luogo della memoria, del ricordo dei nostri caduti in guerra, dove questa cappella fu eretta e inaugurata ben 60 anni fa, voluta dai reduci, dai combattenti, insieme alla popolazione, e dedicata a Santa Rita da Cascia, la santa dell'impossibile. Qui ricordiamo i 9 caduti della Prima Guerra Mondiale, e 5 della seconda, tra i quali l'alpino D'Orazio Franco, disperso in Russia, al quale sono stati dedicati nel tempo i 2 gagliardetti. Noi non possediamo documenti scritti che ricordino i nostri caduti, perciò ci rivolgiamo ai parenti, perché con il loro aiuto vorremmo raccogliere notizie sulla loro vita e sulle vicende militari, affinché si possa raccontare la loro storia e il loro sacrificio, aderendo così all'iniziativa nazionale Milite Non Più Ignoto, che il consigliere nazionale Cordiglia sta portando nelle sezioni e nelle scuole italiane. Oggi collocheremo il vecchio gagliardetto degli anni 60
all'interno della cappella, affinché resti come simbolo alpino perenne, e il vecchio gagliardetto ha accompagnato per circa 30 anni l'attività del gruppo, sia nei momenti lieti che in quelli tristi, sempre portato con onore dai precedenti capigruppo, che sono stati i più validi e attivi fautori dei lavori a Santa Rita. Li vogliamo ricordare brevemente: Casnedi Giovanni, Pavesi Silverio e il vivente Carrara Franco. Vi confermiamo il nostro impegno alla cura e manutenzione di quanto ci hanno lasciato in eredità i nostri veci. Siamo consapevoli delle difficoltà da affrontare e degli ostacoli da superare, perché nel tempo non sono mancati gli atti vandalici e atti oltraggiosi. Ma noi ci saremo e siamo fiduciosi per il futuro, consapevoli della nostra forza e volontà. Grazie. Grazie. Io naturalmente oltre a portarvi il saluto dell'amministrazione, ecco, devo anche dirvi forse una cosa personale, che nello sfogliare questo libretto commemorativo del 60° anniversario della Cappella di Santa Rita ho provato una forte emozione, ma per la sorpresa di vedere in una foto in bianco e nero datata anni 70 mio padre, ufficiale dei bersaglieri, era in piedi accanto a questo monumento, mentre si intuisce che parlasse in quel momento il nostro caro Giobot, che è qui presente, al quale ho chiesto se si ricordava di aver conosciuto mio padre, ma probabilmente, come dire, gli anni sono passati e i ricordi svaniscono. E non potevo, io naturalmente non potevo sapere di questa sua presenza, perché in quei tempi io ero ancora studente universitario, vivevo a Milano e a Luino venivo di rado. Ma questo fatto mi ha dato lo spunto per fare alcune considerazioni. La prima è che chi si ritrova davanti a questo monumento per commemorare i caduti lo fa perché ha ben chiaro cosa significhi il senso del sacrificio e del dovere, il desiderio di giustizia e di onestà, l'attaccamento alla bandiera e alla patria, la profonda umanità e l'anelito di pace, la capacità nel dare senza chiedere e la forza della fratellanza.
Thank you.